Allora, per lavorare la nostra girandola io userò questo filato, è un acrilico rosso, perché approfitto, diciamo, del periodo per fare anche una cosa natalizia. Poi vedrete che ovviamente si possono fare mille usi. Questi sono i classici progetti adattissimi per smaltire tutti gli avanzi che avete di acrilico, di lana, di cotone, quello che vi interessa. Nel mio caso io lavorerò con un uncinetto da 4,50, quindi un acrilico adatto a questa dimensione. Quello che vi consiglio, siccome noi andremo a fare praticamente quattro triangoli, vi consiglio di usare un filato o che sia della stessa marca, insomma, della stessa natura, oppure un filato comunque che sia simile. E che si possa lavorare con l'uncinetto che avete scelto in partenza, altrimenti poi vi vengono gli spicchi, diciamo, questi triangoli diversi, e quindi poi dopo quando andiamo ad assemblarli diventa un po' più complicato. E quindi questo è il consiglio che vi do. Detto questo, ovviamente adesso cominceremo a fare tutto ciò che serve per iniziare il nostro tutorial. Partiamo subito facendo 15 catenelle. E ricordatevi che è un multiplo da 7 più 1, quindi 14 più 1, 15. Ve lo dico perché se volete fare una girandola più grande, quindi partendo da un triangolo più grande, andate avanti di 7 in 7 e poi aggiungete 1. A questo punto, non la prima sulla seconda, e non prendendo le due asole come siamo abituati così, ma prendendo solo quella superiore, adesso vi spiego perché, facciamo un giro di punti bassi. Prendiamo l'asola superiore perché dopo andremo a fare una rifinitura lungo tutto il perimetro del triangolo e quindi anche sotto ovviamente, sarà molto più facile prendere i punti. Quindi iniziamo a lavorare una maglia bassa in ognuno, in ciascun punto, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, vi ripeto, prendendo l'asola superiore. A questo punto avrete 14 maglie basse. Adesso facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Andremo a fare praticamente una diminuzione sia nei primi due, quindi prendendo i due punti iniziali, che sugli ultimi due e lavorando le maglie basse all'interno. Adesso vediamo insieme. Facciamo una catenella, dicevo, e giriamo il lavoro. Prendiamo i primi due punti, quindi il primo, attenzione, allargate bene questo qui e il secondo. Quindi entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo, ma non chiudiamo. Entriamo nel secondo, prendiamo il filo, non chiudiamo. A questo punto prendiamo il filo e chiudiamo tutte e tre le asole insieme. E quindi adesso andiamo a lavorare le maglie basse, attenzione alle principianti, allargate bene, non lì ma qui. E lavoriamo in questo caso 10 maglie basse. A questo punto facciamo una diminuzione negli ultimi due punti. Attenzione, i punti sono questi due, vedete, se girate li vedete bene. Lo dico per le principianti perché io per esempio all'inizio saltavo sempre questo punto finale, invece c'è, dopo sarà più chiaro. Quindi prendete quei due nella stessa maniera che abbiamo fatto all'inizio, quindi entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo, non chiudiamo, entriamo nell'ultimo punto con l'uncinetto, prendiamo il filo, non chiudiamo, abbiamo i tre e chiudiamo tutti e tre. E questo è il nostro primo giro di diminuzioni. Ancora non si vede bene il triangolo, ma adesso
lo capirete. Un catenella giriamo il lavoro, come abbiamo detto, e un'altra diminuzione all'inizio sui primi due punti, esattamente come fatto nell'altro giro. E ovviamente lavoreremo in mezzo a questo punto 8 maglie basse. Ancora una volta negli ultimi due punti, adesso sono molto più chiari, e facciamo un'ulteriore diminuzione. Come vedete, adesso si comincia un po' a delineare i lati del triangolo. E quindi continuiamo così. Facciamo un'altra catenella e giriamo il lavoro. Facciamo una diminuzione sui primi due punti. A questo punto dovremo lavorare 6 maglie basse all'interno, 6 maglie basse, e poi lavoreremo, come vi ho detto già, un'ulteriore diminuzione negli ultimi due punti. Ancora catenella, giriamo il lavoro. Ancora una volta la prima diminuzione sui primi due punti e poi lavoreremo 4, a questo punto 4 maglie basse. E andiamo avanti così fino a che ci troveremo alla fine a fare praticamente dei due punti rimasti un'unica diminuzione. A questo punto facciamo un'ultima diminuzione sugli ultimi due punti. In questo modo e abbiamo finito il nostro triangolo. Dovreste avere una cosa del genere. Adesso, come vi dicevo, è facoltativo, però non è difficile, quindi si può fare. Facciamo una rifinitura lungo tutti i lati del triangolo in questa maniera, molto semplice. Facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Adesso qui è un pochino difficile, ma per modo di dire, perché entriamo subito e fin qua non ci sono problemi. Poi un pochino dovete andare ad occhio a fare i punti bassi, sono circa 6 o 7, dipende un po' come lavorate sul lato, quindi dovete cercare di farli, diciamo, abbastanza distanziati. Ora, secondo me, dal video non vedete molto bene, però davanti, quando avrete il lavoro davanti, vi accorgerete, insomma, se andate troppo avanti o troppo stretto, diciamo, la distanza tra i due punti. Quindi andate avanti così per tutto, il perimetro, facendo, un ulteriore punto, diciamo, sull'angolo, in questa maniera. Adesso praticamente siete sul lato iniziale, no? Dove abbiamo fatto le catenelle. Vedrete che in questa maniera, lavorando l'asola superiore, sarà molto più facile entrare e lavorare tutte le maglie. Quindi questo è veramente semplice, è solo sui due lati dove dovete fare, diciamo, un pochino più d'attenzione. Però non vi preoccupate perché anche se vi sembrerà di aver creato, diciamo, dei buchi, vi anticipo già che poi non si vedrà nulla quando andremo ad assemblare il tutto. Ecco qua tutto bello rifinito. A questo punto, ultimissimo passaggio, prendiamo il primo punto fatto e chiudiamo con una maglia bassissima. E tagliamo adesso una codina non eccessivamente lunga, ma neanche cortissima, perché ci servirà per cucire adesso subito un lato di questo triangolo. Adesso prendete il lato, questo lato qui, questo angolo qui, e lo tirate su in questa maniera. E adesso, o con l'ago oppure come faccio io adesso con l'uncinetto, cucite queste due parti insieme. Entrate con l'uncinetto nell'ultimo punto e nel punto corrispondente del lato che dovete cucire, prendete il filo e fate una serie, diciamo, di maglie bassissime.
Possibilmente entrate nell'asola, nelle due asole interne, però sono dettagli, insomma, quindi potete anche non farlo. L'importante è che chiudete con una maglia bassissima. Oppure, ripeto, prendete un semplice ago e date una cucitura, tanto deve essere una cucitura comunque leggera per tenere un attimo le due parti attaccate. Questo è il primo pezzo della girandola, dovete fare uguale altri 3, quindi non essere in tutto 4 triangoli cuciti in questa maniera, esattamente uguale. Una volta che avete fatto tutti i pezzi, tutti e 4 e cuciti, dobbiamo assemblarli. Vedete che qui si è creata una sorta di altro mini triangolo, vedete, in questo punto qua. Qui dovete far combaciare tutti i vertici di questi piccoli triangoli l'uno contro l'altro in questa maniera. Quando vi sentite, insomma, soddisfatta e vi piace, prendete l'ago e cominciate a cucire tutti questi lati insieme piano piano. Ecco, una volta cucito tutto quanto, questa è la situazione che vi si prospetterà, piena di fili filetti. E una volta che voi siete, insomma, tranquille, che avete cucito, vi sembra che è tutto a posto, non fate altro che nascondere questi fili, come già abbiamo visto su altri tutorial, semplicemente usando l'ago, ovviamente aiutandovi con l'ago, facendoli passare, ovviamente, possibilmente sul retro. Sistemati i fili filetti, la parte divertente. Adesso prendete la scatola, la vostra scatola di bottoni, se non l'avete fatela, perché noi faremo tante cose con i bottoni. E nel mio caso io metto questo bottone così natalizio, ho fatto apposta rossa la girandola, come vi ho detto prima. A questo punto avete due opzioni: o con una punta di colla a caldo incollate direttamente il bottone, oppure, come farò io, lo cucite semplicemente con ago e filo. Ovviamente prendendo un filo del colore, nel mio caso rosso, del colore, insomma, che avete scelto voi. Iniziate quindi a cucire molto semplicemente e vi assicuro che dietro, poi se il colore è ovviamente vicino a quello che avete scelto per i triangoli, non si vedrà assolutamente nulla. E niente, cominciate a cucire il bottone stando attenti, insomma, di mantenere sempre il centro. Fate un po' di cuciture, ma quando il bottone rimane comunque fermo, ma non avete ancora non stabile però, a questo punto prendete un bastoncino, questi stecchettini, quelli per gli spiedini praticamente, io uso questi, poi ovviamente quello che trovate va bene. E cosa facciamo? Praticamente cerchiamo di includere nella finire di cucire il bottone anche questo bastoncino, così saranno fissate entrambi. Ora io, siccome non lo uso dalla parte della punta, ma la punta la voglio nascondere perché lo voglio dare poi a un bambino, cercherò con la punta stessa di entrare nel retro, ovviamente, del lavoro, con questo stuzzicadentone, diciamo, e poi continuo ovviamente a cucire, come vi dicevo, il bottone, includendo quindi il bastoncino, e così saranno fermi entrambi.
Eccola, girandola finita, naturalmente sistemate tutto bene, allargate, fate e vi devo dire due piccole cose. Allora, se non vi piace che dietro si vedano un po' i filetti, insomma, così potete mettere un pezzettino di feltro di stoffa dello stesso colore incollandolo con la colla a caldo. Idem per lo stuzzicadente, a me piace così naturale, però in un altro caso, ora vi faccio vedere, io ho diciamo avvolto un nastro. Però potete anche dipingerlo, insomma qui sta un po' a voi la vostra fantasia a sbizzarrirvi, anche perché queste girandole sono molto carine e si adattano a mille usi, sia per fare un piccolo pensierino, per una nascita, per il Natale, e anche per le feste, mettendone magari tutte molto colorate, insomma vedete un pochino voi. Io come al solito vi saluto, vi ringrazio e mi raccomando, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e seguitemi anche sul blog. Avete tutti i link nelle box informazioni. Al prossimo tutorial, ciao ciao!